che anche quando non ci sono incidenti, le centrali nucleari tanto bene non fanno. Questo dato l'abbiamo visto emergere da uno studio del governo federale tedesco, dunque loro le centrali nucleari ce l'hanno, non è che si tratta di pericolosi ambientalisti, e hanno valutato che su 17 centrali che hanno, la possibilità di incorrere in una malattia da mutazione, in un cancro, una leucemia in particolare o altri cancri neonatali per i bambini dai 0 ai 5 anni è del 76% maggiore se vivi a 5 km dalle centrali oppure se vivi a 50 km. Come a dire, quanto più sei vicino a una centrale, tanto più i tuoi bambini hanno la possibilità di prendersi un tumore. Questo dato, che è molto grave, non viene considerato dall'Agenzia per la Sicurezza Italiana, dal professore Veronesi, che è un oncologo e dunque questi dati dovrebbe forse tenere in considerazione. Io non gliel'ho sentito commentare. Chiedo ufficialmente un commento, o il dato è sbagliato, ma questo sembra sia difficile perché andando a riguardare lo studio si vede che hanno preso in considerazione i dati di 23 anni, dal 1980 al 2003, e lo hanno fatto con un puntiglio tipicamente tedesco su questo tipo di cose perché i bambini morti di cancro in Germania vengono registrati in maniera particolare. Dunque, il dato sembra inoppugnabile. Diteci perché, oppure diteci perché da noi non sarebbe così. Insomma, qualcuno dovrebbe pure prendersi la responsabilità di indicarci qualche presa di posizione, perché altrimenti vale che non dobbiamo metterci in questa avventura, che porterebbe soltanto uno scompenso, visto se questi sono i dati. Alla ricercatrice tedesca che ha fatto lo studio, gli hanno domandato, dice, vabbè, ma questi sono i bambini, e gli adulti che vuol dire che si salvano? Dice, no, gli adulti perché non abbiamo ancora fatto lo studio. Quindi, io direi che queste cose andrebbero maneggiate con maggiore cura e anche con maggiore attenzione, cosa che non si fa.